Ehi ragazzi, mettetevi la sveglia perché se tutto va bene, domani il 31 iniziamo la serie su Suicide Squad. Secondo me non dovete mancare. Vi aspetto. Salve a tutti ragazzi e bentornati ai Show Show. Siamo tornati con un video sul calcio. Oggi ci andiamo a vedere gli autogol più incredibili nel calcio. Preparatevi perché quello che state per vedere non ha veramente senso, non lo può spiegare nessuno. Se non lasci mi piace, la tua squadra perderà la prossima partita. E iscrivetevi al canale per non perdervi altri video così. E visto che siamo per la parità, iniziamo andando a vedere gli autogol nel calcio maschile, ma anche in quello femminile. Iniziamo proprio da quest'ultimo. Guardate qua ragazzi, cioè, allora sì, cioè non stiamo per vedere cose incredibili, però guardate, nel calcio maschile succede lo stesso, uguale, questo è lo stesso autogol da una parte e dall'altra. Certo, oddio mio, no. Cioè lei ci è andata proprio insicura, stava là così con la paura negli occhi. Una cosa così successe in un Panathinaikos Lazio. È il mio sogno ragazzi, quando manca qualche minuto spari sempre che il portiere scappelli. E questa veramente scappellato. Non è manco arrabbiata ragazzi, è solo delusa con se stessa. Però attenzione perché nel calcio maschile, come detto, succede. Anzi questo è... No, vabbè, ma non ci credo, cioè, non sei... Non l'ha solo lisciata, poi qua, raga, qua gli si è tiltato il cervello. Jonathan David, questo sarà tipo qualche squadra scarsa in America. Palla lunga e pedalare, o anche questo... Oh no, portiere... beh, però è vero, lì non ci può mettere le mani, è un retropassaggio. Però che retropassaggio fai da lì? Vabbè, è qua, calcolato male. Adesso vi sblocco un ricordo. Inter, vi ricordate Kondogbia? Che? Lui se fece un autogol così. Però era estate, era un amichevole, non valeva niente. Se ne fece uno così anche Materazzi con l'Empoli. Perché non so perché mi ricordo sempre l'Inter, ma ce ne saranno stati diversi. Andiamo a vedere qua ragazzi. No! No! Gareth Bale quello era. Boom, de giustezza. Quello conta come autogol o come gol? Attenzione, boom. No, vabbè ragazzi. Sto a vedere, l'ha proprio uccisa. L'ha fatta fuori. Attenzione, ancora. Bello, questa è... No, portiere, l'aveva battezzata fuori. Guarda, raga, l'aveva proprio battezzata fuori. Guarda, non guarda più la palla. E invece, no. Però lì, ti posso dire un po' il fato, Però se lo fa pure Compagnie. No, Compagnie. È successo anche a me perché io giocavo difensore centrale. Mi ricordo, andammo a fare un torneo a Ostiense, insomma, con squadre forti. Quel giorno ci avevo avuto la febbre il giorno prima. Non avevo dormito, insomma, così. Scuse, quelle scuse lì. Raga, ho scappellato tipo così. La palla si è impennata. Vedete come sta succedendo adesso a Compagnie. Tra l'altro mi fa ridere che questo si è mezzo ammazzato. Credo che fosse Jesus Navas. Ho entrata. Pure il portiere nostro era un pippone. Vabbè, comunque, vediamo. Calcio femminile at its best. No! No, vabbè, però, raga, cioè... succede, Sì, vabbè, però ragazzi, vedete il contesto, cioè qua stiamo negli Stati Uniti, cioè questi non so professionisti, sono presi dalla strada. Dai, non ci voglio pensare. Portiere. No, calcio scommessa. Qua c'è il calcio scommesse. Ma oh, questa è la FIFA. No! No! Però posso dire da difensore, queste sono le palle più brutte, Oddio, oddio, oddio. Qua vanno proprio a tre all'ora. Oddio. No, 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 no. Ma forse sta roba l'avremmo pure vista mille volte, però... Cioè, questa è una palla difficile. Questa è difficile, ha anticipato l'attaccante. Segna lui, segni te, è la fine. Guarda, guarda, a due allora, ragazzi. Questi... Cioè... A parte che questa, il numero 3, ha fatto pure un ottimo recupero. Porca puzza. Non esulta lei, se non esulta. Se ne va così. Oh mamma, vai, vai. No, vabbè, questa è sfortuna. Ah, ragazzi, sembra tipo... Se è maschio è sfortuna, se sono femmine sono pippe. No, però, cioè, qua effettivamente, ragazzi, qua è sfortuna. Cioè, ti ha sbatto addosso. Ari non è stato tanto reattivo. Vediamo lei. Crossaccio in mezzo, bello teso. Vabbè, qua posso dire, ragazzi, che... Vabbè, autogol un po' da attaccante vero, direi. Però, ripeto, quelle sono palle difficili, Spesso e volentieri la lisci. Bello! Se autogol, io esultavo. Posso dire che se io nella vita... avessi fatto sto autogol, cioè io me ne vado a vantare. De scorpione così è bello. Vediamo nel calcio femminile se risuccede. Scusate, ma questa è la tizia Dodi? Questa è la Renard là? Dai raga, questo è calcio scommesse. La cosa più bella è la reazione, no? Quel fa un autogol. Guarda, c'hanno tutti le mani in testa. C'è proprio lo shock. Vai. No. Vabbè, però qui grave errore di tutti e due, mancanza di comunicazione. Neanche si potrebbe giocare in una partita così col portiere con la maglia dello stesso colore dell'altra squadra. Però, vabbè, ragazzi, questi sono errori comuni. Pure questo è comune. No, vabbè, dai.
signora, ma lei, cioè, non può presentarsi in un campo di calcio. Vabbè, però... Posso dire, ragazzi, che a me emoziona la Coppa d'Africa? Perché succedono cose tipo... Non questa, non credo sia la Coppa d'Africa, però, ragazzi, succedono cose veramente iraconde. No! Vabbè, però dai, ragazzi, ma che stiamo vedendo? Io ho detto sì, autogol che non si possono spiegare, ma qui... Se te impegni non lo fai. Aspetta, no, scusate. Questa se te impegni non lo fai. Vabbè, però la lisciata gli ha messa sotto il 7. Allora, il Tottenham ne ha fatti diversi, eh. Harry Kane. Vabbè, ma non ti puoi esimere quando sei un predatore d'aria. Bello, bello, ci sta. Aspetta, aspetta, ragazzi, questa la vedo bene. Questa la vedo bene. Dai, su. Lei dice, se mette a piangere, no. Mi spiace poi averla presa in giro. Però posso dire che in confronto alle minchiate che abbiamo visto, questa è l'ultima. Cioè, non dovresti neanche piangere, dai. Però, ragazzi, restiamo sul calcio femminile, che mi sta emozionando. Perché gli autogol sono belli ciotti, eh. Questi sono forse di un'epoca antica. Però devo dire, mo, grazie a FC, che non gioco, non fatelo manco voi perché è un gioco orribile. Insomma, almeno adesso so chi sono le controparti. Quindi le giocatrici le conosco. Cioè, e questa è Renard, raga. Sì, per forza. È una pennellona, capellona. Cioè, almeno, capito? Do un volto alle persone. Questa l'avevamo vista prima. Yum! Dai, raga, è qua un po' sbagliato. Però è pur vero che se ci pensi, lei è mancina e De Mancino l'ha toccata. Attenzione, Chelsea contro Manchester City. La mette in mezzo, bella, pennellata così. Porco. Pensate che il Chelsea è pure una squadra forte, eh. Cioè, senti, allora, voi non lo sentite, ma qua c'è il telecronista che fa... Io immagino loro che si devono pure sforzare a commentare sta roba, cioè. Bella, bella, questa te lo fa Alan e lei. Vabbè, qui è capitato, è capitato. Attenzione, carica la bomba. No, no. Questa era quella partita che era finita tanto a poco, mi sa, ragazzi. Vabbè, questo è un autogol che ci posso stare. Ci posso stare, ragazzi. Qua anticipi l'attaccante, gli butti sotto il 7. Però questo è un calcio d'altri tempi che bisogna evolvere. Vabbè, ripeto. Allora, alcuni li accetto. Questo tipo lo accetto, ragazzi. Che vuoi fare? Poi il portiere si è rotto una gamba. Non si sa che è successo. Però vabbè. Porco due. Ma dovete parlare. Qua si deve parlare. Lì il portiere non deve... Cioè, aspetta, lei sta a prenderla con la mano. No, l'ha toccata con la mano. Fermi. Questo gol è irregolare. Var, l'ha toccata con la mano. Quelle sono le palle più difficili, perché con quei cross tu tendi a fare quel movimento lì, no? Magari a spazzare le avanti. Ma è difficile, ok? Spesso o la lisci o la cicchi o... Insomma, la cosa più semplice sarebbe respingerla nella stessa direzione da dove viene il cross. Sì, gliela ridai in fallo laterale, però eviti di fare ste pinchiate. Mo, vabbè, questo è proprio di ultimate terrore che te butti dentro. Però a volte potresti lisciar... Vabbè, dai. Ma non è statisticamente possibile sta cosa. Cioè, c'è devi avere più i piedi storti. Attenzione, questa ne sa, eh. Questa c'ha un bel tocco di palla. Vabbè. Oddio, potevano pure parlarne meglio. Ah, quella è dello United. Quella l'ho trovata 70 volte. Oh, Neville! Ah, quella con quel col parrucchino. Raga, questa è quella col parrucchino su FIFA. Porco Giuda, che capello. Vabbè, ragazzi, non ci interessa. Andiamoci a vedere quelli del calcio maschile. De palle? Porco due de palle. Oh, ragazzi, se deve entrare, entra. Poi era ancora con Messi. Ah, ha segnato Diego Costa di palle. Oh no, carambola, è impossibile. A parte, è impossibile che voi vedrete sto gol, perché è della Ligue 1. Che bucio di culo. Cioè, voi immaginate, ragazzi, giocare contro il Paris Saint-Germain, de Mbappé, de Neymar, de sti fenomeni, e becchi sto gol. Dici, ma già sono fortissimi e le vincono tutte. Mamma mia, questa è giustezza. Oh, de giustezza. Il portiere manco ci prova. Secondo me c'era attrito tra sti due. Se no ci... Eccolo con Dongbia! Eccolo con Dongbia! Ma che golasso! Che golasso! In porta chi c'era? Padelli. Che golasso, che golasso. Cioè, raga, questo qua te lo fanno i campioni. Dici, perché dall'altra parte del campo non lo fanno? Perché è difficile, ragazzi. Tipo i Quagliarella. Come si chiama? Bello. Tagliafico. Minchia, Tagliafico pure è un altro che sembrava fortissimo, ragazzi. Intanto ha vinto il mondiale e è finito a sbattere la testa al Lione. Quest'anno non sta andando per niente bene. Cioè, guarda, guarda, tutti contro il Paris Saint-Germain. Vabbè. Qua, ragazzi, pum! Dai! Qua c'è una sfortuna incredibile. Porco due Kepa. Ricordiamo, ragazzi, pagato 80 milioni, portiere più pagato nella storia del calcio. Complimenti al Chelsea che li ha sborsati.
È giusto, quello ci va a mettere la testa perché non può prenderla con le mani. Eurogol, ripeto, pure questo avessi fatto io avrei esultato. Però, come vi chiedo, vabbè, non lo puoi sapere che la palla sta entrando. Però, in quel caso, non vale la pena metterci la mano. Cioè, qua, mettici la mano, te fischiano punizione di seconda in area. Sì, pericolosissima, vabbè, però magari sculi, non prendi gol. Siamo nel campionato più bello del mondo. Bello. Porco giubba, raga, pure questa. Vabbè, qua è imparabile. Qua è imparabile. Questo mi ricorda Pippo Pancaro. Se fa un autogol incredibile. Giaccherini, manda zero. Giaccherini con la spalla manda zero. Gli hai preso un attimo, raga. Si è ricordato di quei momenti da giocare a tedesca. E il bello è che questo qua, guarda, ha già pianto il morto. Non ci crede manco lui. Raga, questo sembro io che regalo il gol in Weekend League prima di quittare. Vedi, vedi, ringrazia pure. No, da qua non esulti, raga. Se prendi sto gol, se lo segni non esulti, dai. Se lo segni non esulti. Bello, poi si mette la mano in faccia. No, no, no. No, no, che infortunio incredibile. C'è sta quell'autogol che se fa quel tizio a Palermo. Bello, Bailey. Anche lui, ragazzi, un nomade del calcio. Questo sembra un fenomeno quando è andato allo United. Ma perché questi qui, sono tutti i difensori allo United, se bruciano tutti? Bello, bello. Questa era tosta, questa era tosta. Però gli ha fatto un bel gol. Ah, sto portiere, ragazzi, mi sa che l'abbiamo visto. È stato uno dei primi autogol e dei primi video che abbiamo fatto sul calcio diversi anni fa. È solo deluso, vedete, è deluso da lui stesso perché si è allenato anni e anni. Solo che, ragazzi, che brutto vedere queste immagini della pandemia. Oh, Evans, ex leggenda dello United, che è tornato allo United, no? Mi pare quest'anno l'è ritornato. Cioè, pensa come cacchio sta lo United. Ragazzi, ma questo è Kramen. Questo qui è quello che giocava titolare nella finale mondiale Argentina-Germania. Ha preso una commozione cerebrale, è uscito ovviamente e non si ricorda di aver vinto il mondiale. Cioè, che storia incredibile. Sapete, ragazzi, che questi video racchiudono anche momenti così. Valbuena è stato al centro dello scandalo che ha portato Benzema lontano dalla nazionale per un sacco di anni, no? È tornato solamente negli ultimi anni a vestire la maglia del Bleu. Perché Benzema, insieme a non mi ricordo chi altro, aveva ricattato Valbuena con un filmato insieme a una ragazza che forse ai tempi era minorenne. C'ha la escort, una storia un po' torbida. Però fatto sta che è successo questo, insomma. Storia torbida, potremmo raccontare in una puntata della tribuna, se mai tornasse. Perché ultimamente, raga, abbiamo una puntata ogni 100 anni. Arma, il ca... Oh, pure De Mano. Aspetta, ragazzi, aspettate, questo è autogol o è calcio di rigore? In Italia gli fischiano il fallo qua e via dicendo. Mamma mia, quanto sono scarsi gli arbitri italiani, ragazzi. Quanto sono scarsi. Porca miseria. Il resumen del partito. Questo gli è partita la gamba. No, allora, guarda. Errore tecnico spiegato a Max Shosh. Allora, questo ha mandato la gamba nello spazio. Però il tizio dietro, lui, qui la può salvare. Sapete perché non la salva? Perché ce l'aveva sul piede debole e non se l'è sentita. Guardate, eh. Cioè qui, tu se scivoli col destro, la prendi. Invece lui ha fatto due passi in più. Mamma mia, raga, quanto sono tecnico. Quanto sono tecnico, ve lo voglio mostrare, guarda. Lui adesso fa due passi in più per prenderla di sinistro. Perché evidentemente lui sarà mancino. Vedi? E vabbè, a parte che poi scivola e via. Col destro l'avrebbe mandata via. No, come fai? Lovren, ma come fai a dargliela de petto là? Lovren, super amico di Salah, non so se lo sapete. Capitano dello Zenit di San Pietroburgo. Lento come la diarrea. Bello, bello. Cook, l'ha cucinato. L'ha cucinato qui, eh. Mi ricorda un Marusic che non si sa che voleva fa. Bello! Oh, raga, Manculu. Ma che fine ha fatto Manculu? So che adesso è svincolato, ma vi ricordate 4 anni fa Manculu? Era tipo il difensore più ricercato in Serie A. Bello! Attenzione, Lazzari. Mamma mia, ragazzi, mamma mia. Cioè, voi pensate, noi siamo passati da questo a Provedel. Cioè, Stracoscia è uno dei portieri più scarsi che io ho mai visto. È una roba, mamma mia, raga, una roba che non si può vedere. DDR? Aspetta. Bello! Vabbè, però, ragazzi, sta Roma che va a giocare contro quel Barcellona. Vabbè, davvero, non te preoccupa, non te preoccupa. Te rifai. Palo, paletto e... No! Vabbè, questo però perché
ABC del difensore, non si spazza mai verso il campo, ma sempre sull'esterno. Ragazzi, ma qua imparate pure a giocare a pallone. Reguillon, famoso per la fidanzata ormai. Reguillon è uno, ragazzi, che si è perso. Ormai pure ha fallito pure allo United. Mi sa che non so adesso dove è andato a sbattere a destra. Mi sa al Bournemouth. Famoso ormai per la fidanzata Marta Diaz. Mi pare che sia una youtuber, tra l'altro. Vabbè. No, signore. No, signore. Ma qua ti manca la coordinazione braccia gambe. Salto quello che è. Ma questo è l'Atletico Madrid, Courtois. Infatti dico. Cioè, raga. Pensa, se sbagliano pure loro, vuol dire che è finita. Siamo ad Atalanta. Bello! Golasso. Io esultavo. Mavropanos, che giocatore. Attenzione. Svilar, portiere della Roma attualmente. Questo è stato tipo l'esordio, mi pare, ragazzi. Scappellò e adesso ci va Lukaku a dirgli no, no, non ti preoccupare, dai, sei bravo, sei bravo. In un Benfica Manchester United. Poi il caso vuole che si ritroveranno proprio alla Roma. Tranquilli, tranquilli. Tranquilli. Sai che fine ha fatto tranquillo? È morto un culato. Oh, portiere. No, Peter Seaman. No, Carroll. Ah, oh, Carroll. Oh, che mi hai ricordato. Carroll, ragazzi, era un paperone. Carroll di quel calcio lì. Che paperone, Carroll. Guarda quest'altro, invece. Come si chiamava sto portiere? Questo era il portiere del Porto. Che si chiamava? Elton? Ragazzi, se si chiama Elton, il video finisce. Bene, questi erano gli autogol. Ci vediamo al prossimo video. Sul calcio.